Voracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza bisogno di abbonarsi a un pacchetto aggiuntivo. Dopo una settimana di assenza, piena di shorts fatti per tappare i buchi, da lunedì si ripartirà a pieno ritmo con TG Poro, approfondimenti e magari anche qualche recensione. Insomma, contenuti ricchissimi, ma oggi dobbiamo assolutamente parlare del prezzo del pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, perché Nintendo, come al solito, è riuscita a fare la Nintendo della situazione. Perdonate quindi la forma un po' spartana, ma sono troppo curioso di sapere la vostra opinione. Quindi prendete questo video più come una chiacchierata informale. Oggi più che mai vi aspetto nei commenti per discutere civilmente. E come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e se volete in descrizione trovate il link al Poreon, il Patreon dei Poracci. Iniziamo! Poracci, allora, non giriamoci attorno. Il prezzo di 40 euro annuali è folle. Non tanto per il valore di quello che offre nei contenuti, ma più che altro per come è stata gestita in modo pessimo la comunicazione intorno a tutta questa operazione. Un abbonamento che, nonostante l'ottimo potenziale, ha veramente troppe incognite per poter risultare appetibile e, se confrontato con soluzioni simili offerte dalla concorrenza, non riesce a posizionarsi in modo competitivo. Qual è stato il punto di forza fino ad ora del Nintendo Switch Online? Beh, il prezzo ridicolo. Rispetto a Sony e Microsoft, l'offerta online di Nintendo è decisamente meno strutturata e la grande N è riuscita a introdurre una tassa sul gioco online proponendo una spesa minima ai suoi utenti. Non c'è dubbio che rispetto al Plus o al Gold, l'NSO sia a chilometri di distanza sia per quanto riguarda l'effettiva qualità del servizio, sia per i contenuti aggiuntivi proposti all'interno del pacchetto. Spendere 20 euro annuali, nel peggiore dei casi, è tutto sommato un costo accettabile per quello che Nintendo cerca goffamente di proporre. Le infrastrutture online dei titoli Switch rasentano molto spesso lo scandaloso, così come l'offerta dei giochi proposti come incentivo a abbonarsi è dipendente da un catalogo tutt'altro che recente e aggiornato senza una tabella di marcia precisa, fattore che, come andremo a vedere, è uno dei punti deboli anche del pacchetto aggiuntivo. Partiamo quindi dal presupposto che un'espansione, un qualcosa di accessorio, un pacchetto aggiuntivo, non può venire a costare come l'offerta base, andando a raddoppiare il prezzo dell'abbonamento al Nintendo Switch Online. Il rincaro non può essere che percepito come eccessivo, qualsiasi sia la nuova offerta proposta, se da subito questa nuova iscrizione è stata pubblicizzata come un'espansione e non come un nuovo abbonamento a tutti gli effetti. Il timore era che l'aumento fosse di 5-10 euro l'anno, 20 euro va proprio oltre ogni possibile scenario immaginato e 40 euro totali all'anno iniziano a spaventare. Ora, qui prendetela un po' come una mia suggestione, ma a me sembra che anche graficamente la comunicazione sia cambiata nettamente. Dal reveal durante il Direct di settembre al trailer di presentazione mostrato ieri. Se all'inizio il contenuto aggiuntivo si affiancava all'offerta base occupando uno spazio minore dello schermo, come a indicare si trattasse di qualcosa di non così enorme, ora occupa esattamente metà dell'immagine ed ecco che il prezzo va a raddoppiarsi. La scelta di aggiungere poi il primo DLC a pagamento di New Horizons all'offerta del pacchetto aggiuntivo non fa che complicare le cose. Da una parte è chiaramente un'idea arrivata in corsa e nulla mi toglie dalla testa che sia stata una scelta avvenuta dopo la ricezione del feedback degli utenti in seguito alla presentazione avvenuta durante il Direct. Per giustificare un rincaro del genere, l'inclusione del DLC ha il sapore di una scusa più che di un'offerta ragionata, un qualcosa per fare numero, occupare spazio e addolcire la pillola. Non dimentichiamoci che il Direct di Animal Crossing non avrebbe dovuto contenere nessun rimando al Nintendo Switch Online e non c'era stato nessun accenno durante il Direct di settembre al fatto che i due eventi potessero coincidere. Magari si potrebbe pensare si siano tenuti sul vago per evitare di spoilerare l'esistenza di Happy Home Designer, ma credo sia molto più plausibile l'idea che Nintendo abbia effettuato questa scelta in corsa, una volta avuta la conferma di come veniva percepito dall'utenza il valore delle librerie Nintendo 64 e Mega Drive. Il punto è che come aggiunta è ottima e anzi, se si ha intenzione di acquistare DLC, giustifica pienamente il rincaro, peccato che crei un precedente non da poco.
Che senso ha l'inclusione di questo contenuto a tema Animal Crossing? Quali sono i piani di Nintendo per il futuro di questo pacchetto aggiuntivo? Iniziare a chiedere una spesa del genere alla propria utenza impone una pianificazione chiara dell'offerta contenutistica, il che comprende non solo quali saranno le future aggiunte, ma anche quale sarà la cadenza degli aggiornamenti. Col PlayStation Plus, che vi ricordo costa una sessantina di euro all'anno, ma può essere pagato anche 45, rivolgendosi ai siti di chiavi online, si ha la certezza dei giochi mensili, mentre con Nintendo Switch Online fino ad ora abbiamo avuto due librerie di retro game aggiornate con cadenza irregolare e poi lasciate morire, e per il pacchetto aggiuntivo la vaga promessa che altri giochi arriveranno in futuro. Cosa mi rappresenta il DLC di Animal Crossing? Per quanto rimarrà disponibile? Verrà affiancato da altri contenuti a pagamento? Se Breath of the Wild 2 avrà dei DLC, questi entreranno a far parte di questa espansione? Con una roadmap inesistente è veramente assurdo pensare che gli utenti siano invogliati a fare il salto di qualità. E qui ci dirigiamo verso la conclusione, dove vorrei parlare dei due aspetti secondo me più gravi di questa operazione commerciale. Il primo è l'eliminazione dei piani mensili e trimestrali, che rimangono comunque attivi per l'abbonamento base, ennesimo schiaffo in faccia all'utenza a cui non viene lasciato nessun margine di manovra in queste operazioni. Come a sottolineare la totale inconsistenza di un'offerta che non si sa come verrà strutturata nel corso del tempo, chi vuole accedere alla libreria Nintendo 64 dovrà abbonarsi per un anno intero, facendo un bel salto nel vuoto, non potendo sapere in questi 12 mesi quali nuovi titoli verranno aggiunti e soprattutto quando. E l'altro punto negativo è sicuramente lo spettro della 3D All-Stars che ancora aligge pesante sulla libreria Switch. Altro che celebrazione a tempo limitato. Sì, avevate ancora qualche dubbio, ora c'è la conferma ufficiale. La scadenza della collection era necessaria per non far sovrapporre le due spese e l'idea di proporre una versione migliorata nei minimi termini di Super Mario 64 era una scelta necessaria per giustificare l'inclusione di ROM emulate senza il minimo sforzo all'interno dell'abbonamento. Il risultato è che neanche stavolta vedremo un Super Mario 64 in 16 noni, con una localizzazione in italiano e tante altre piccole migliorie che potrebbero fare veramente la differenza. Intendiamoci. Continuo a pensare che l'idea di offrire l'accesso al catalogo Nintendo 64 e Mega Drive sia una scelta ottima e quasi doverosa, e sono felice che molti potranno riscoprire finalmente dei grandi classici resi inaccessibili, almeno legalmente, per troppo tempo. La prospettiva del multiplayer online poi è interessante, soprattutto per F-Zero, e credo che tutto sommato i 40 euro annuali non siano poi una spesa così assurda, considerato anche la longevità dei titoli del 64 e le potenzialità dei DLC offerte all'interno del pacchetto aggiuntivo. Presentando però in questo modo l'operazione, Nintendo si è data la zappa sui piedi e non è riuscita a vendere nel migliore dei modi questa espansione. Ci sono per me le potenzialità di un Game Pass Nintendo, ma la formula è ancora troppo goffa, scarna e improvvisata per reggere il paragone con abbonamenti del calibro di quello Microsoft, e continuo a pensare che se sta benedetta Virtual Console non hanno proprio voglia di tirarla fuori, beh, quantomeno avrebbero dovuto vendere questo pacchetto aggiuntivo come qualcosa di totalmente separato dall'NSO, un po' come accade col Gold e il Game Pass. Così ci troviamo di fronte a una via di mezzo che non convince nessuno. Anzi, vendendo questi nuovi contenuti come aggiunta a Nintendo Switch Online, la percezione non può che essere quella di pagare troppo un servizio che aveva senso solo se contenuto nella spesa. Quando ormai è chiaro che la vera offerta di questo abbonamento è rappresentata dalla libreria di giochi inclusi al suo interno e non dalle possibilità offerte dal gioco online su Switch. E voi poracci cosa ne pensate di questa manovra di Nintendo? Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questa chiacchierata e vi aspetto nei commenti, ma mi raccomando, siate bravi, civili e educati. Noi ci vediamo lunedì per un nuovo TG Poro a tutti gli effetti, fino ad allora mi raccomando, riposatevi, nerdate duro e basta. Io sono il Poro Pacchetto, Michele Aggiuntivo, ciao! Poro Pacchetto. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!